abbracciata da vette increspate che penetrano nell'azzurro del cielo. Adagiata alle pendici dei maestosi monti che degradando dolcemente la originano, la Valle di Fiemme è una delle principali conche dolomitiche che si estende lungo il torrente Avisio tra i monti del Lago Rai, dell'Atemar e le Pale di San Martino. Lo sguardo si perde nella sconfinata amenità di cime e valli innevate, in cui il terzo candore conferisce al paesaggio un fascino inconsueto. In questo luogo dal tempo infinito, lontani dalla frenesia, circondati da un territorio unico e incontaminato, protetti dalla natura che regna sovrana all'ombra dei maestosi alberi che rappresentano un importante patrimonio boschivo, le emozioni, i pensieri e i sogni riprendono coscienza in noi stessi. L'aspetto che maggiormente affascina di questa terra dall'antico passato è lo stretto legame che la unisce alla sua tradizione. Custode delle antiche leggi e tradizioni è la magnifica comunità di Fiemme, un ente millenario la cui storia ha radici lontane nel tempo e che nel tempo ha tutelato e valorizzato la gente di Fiemme, il suo patrimonio ambientale e culturale. In ogni angolo della valle, in ogni centro che la costella, sopravvivono usi e costumi legati alla storia del luogo. Nella città di Carano, uno dei borghi più antichi della valle, situato in un terrazzo naturale che guarda le cime del Lago Rai e le Pale di San Martino, ogni 4 anni prende vita la più antica e genuina festa folcloristica di Fiemme, è il Banderal. A Carano resiste ancora un'antica tradizione chiamata il Banderal. Il Banderal è la festa dei giovani del paese, dei giovani scapoli del paese. Si svolge ancora come nei tempi antichi, partendo dal 6 gennaio, quando i giovani vanno a maritare le ragazze nubili, per poi ritrovarsi l'ultimo giorno di carnevale per fare festa loro e far festa con le ragazze. Per questo ad ogni ragazza che è stata maritata è stato dato un invito per partecipare alla festa. Caratteristica del Banderal è proprio la bandiera della gioventù che l'ultimo giorno di carnevale viene consegnata dal sindaco al sottobanderal affinché la possa esibire a tutte le autorità del paese in segno di festa, in segno di gioia, di allegria e anche di compiacimento per il fatto che questi ragazzi si riuniscono tutti insieme e portano in giro per il paese la loro voglia di far festa, la loro voglia di gioventù. Questo evento era caratteristico di molte altre realtà, però è rimasto solo nella nostra realtà di Carano, in quanto i giovani hanno sempre voluto procrastinare questa manifestazione e portarla avanti affinché il nostro passato, le nostre origini non vadano disperse. Carano è un tipico villaggio montano che si adagia su ripiani collegati tra loro da ripide vie. Le sue abitazioni si insinuano lungo il pendio creando cornici di pietra in cui si evidenziano splendidi scenari naturali. L'architettura lega nella sua struttura il legno alle pietre,
in un connubio indissolubile. Un lungo ballatoio in legno percorre la parte alta della tipica casa a fiammazza. Questa parte era riservata all'abitazione con la camera da letto, il fienile e la cucina. In quest'ultima, attraverso la rebalsa, si scendeva nella parte sottostante rappresentata dalla stalla con la tabià, il deposito per il fieno e la cantina. Questa struttura, la più antica del paese, si fa risalire al XVI-XVIII secolo ed è oggi sede del Museo Etnografico. Il borgo, che nasconde in sé architetture di pregio che si aprono alla via attraverso portali gotici, si raccoglie intorno alla chiesa parrocchiale di San Nicolò. La struttura religiosa fu consacrata nell'anno 1193, ma fu più volte ampliata per rispondere al crescente numero dei cittadini. Le tre navate interne, realizzate in stile neoclassico, sono separate da coppie di pilastri intramezzati da una colonna. Il presbiterio mantiene la sua origine gotica nella sua struttura pentagonale, che si riflette nelle vele della cupola. Una bellissima tela raffigurante la crocifissione si staglia sull'altare, mentre un'acqua santiera del 1549 è posta all'ingresso della chiesa. Lasciando il borgo, percorrendo la via che giunge alla frazione Calvello, immersi nella natura tra antichi masi, si giunge presso l'impianto fotovoltaico che magnificamente si inserisce nell'ambiente che lo accoglie. In questo momento ci troviamo in località Calvello, nell'impianto fotovoltaico del comune di Carano, costruito nell'anno 2007. Questo impianto fotovoltaico che vedete qui alle mie spalle è l'impianto fotovoltaico pubblico più grande d'Italia. Consiste in una realizzazione di 2.950 pannelli fotovoltaici che sono in grado di produrre circa 600.000 kWh all'anno. La zona che noi abbiamo scelto per l'impianto è una zona perfettamente inserita nell'ambiente che ci circonda. Abbiamo cercato di non metterlo troppo in evidenza e quindi di salvaguardare l'aspetto paesaggistico e peraltro inserirlo anche in una zona dove il sole è molto presente, quindi per avere anche il massimo della produzione. Carano è un borgo che unisce in sé i pregi e i vantaggi di un piccolo paese inserito in una cornice di monti e boschi. Il nostro paese ha origini molto antiche, è una delle 11 regole della magnifica comunità di Fiemme e anticamente si chiamava Cadranum. Carano è una delle 11 regole della magnifica comunità di Fiemme che fin dal 1111 hanno avuto l'indipendenza dai principi vescovi e quindi con la magnifica comunità hanno sempre avuto questa indole di indipendenza e di essere liberi da qualsiasi dominazione. In effetti, se voi
date un'occhiata in giro, non vedrete in Val di Fiemme nessun castello. Questo vuol dire che nessun signore si è instaurato all'interno della Val di Fiemme. La presenza in valle della magnifica comunità di Fiemme ha fatto in modo che i nostri comuni siano arricchiti da una forma di autogoverno, di indipendenza, che rispetto ad altre zone del territorio trentino, ma anche italiano, ci dà quell'autonomia gestionale caratteristica che caratterizza la nostra valle. In queste ricche terre fluisce l'acqua dai benefici pregiati. Una fontana in pietra, sorgente da cui zampilla acqua, si nasconde tra le vie. L'acqua è un'acqua curativa che si può assumere e per curare l'apparato digerente e per curare le malattie della pelle, psoriasi e altre malattie, in quanto ha un contenuto di zolfo molto alto. Per quello che riguarda lo stomaco invece è la parte solfo-magnesiaca che assolve ad alcuni benefici inerenti a questo apparato importantissimo del nostro corpo umano. Io di cognome faccio Del Vai, uno storico della Val di Fiemme, il più noto, il più famoso degli storici della Val di Fiemme, Don Giorgio Del Vai, scriveva nel 1700 che Carano potrebbe avere un qualche futuro sfruttando le acque abbondanti che vi sgorgano, se meglio vi si provvedesse con passaggi alberati e uso di panchine. Fine. Se gli spazi infiniti, i tramonti indimenticabili, le cime svettanti non hanno esaudito il desiderio di conoscenza di un luogo tanto ricco di storia e cultura, non angustiatevi, perché la Val di Fiemme ha tanto ancora da offrirvi. Questo territorio, dalla natura idilliaca, conserva un ricco patrimonio artistico nascosto negli angoli dei suoi borghi. Una meravigliosa Madonna con Bambino è posta sulla facciata di un'abitazione a protezione dei figli a lei devoti. Siamo a Daiano, il borgo più alto di Fiemme, e quello che abbiamo ammirato è uno splendido esempio di pittura fiemmese. Percorrendo le vie di Daiano, troviamo un'altra mirabile opera realizzata da Don Antonio Longo, sacerdote e artista della valle, che operò agli inizi del XIX secolo. Le abitazioni si susseguono, si accavallano quasi unite, a cercare calore dal freddo invernale. Il paese di Daiano, un piccolo paese della Val di Fiemme, fa parte della comunità generale di Fiemme, come tutti i paesi qui vicini. È un paese tipico di montagna, diciamo che praticamente è uno dei paesi, sembra uno degli insediamenti più vecchi della valle. E si caratterizza, diciamo che ultimamente è un paese che si fa trainare, viene trainato dal turismo, una volta era dedito all'agricoltura. Al margine inferiore del borgo si eleva la chiesa di San Tommaso, riconoscibile da lontano per la particolare cupola del suo campanile. La chiesa, sospesa sulla valle, presenta un bellissimo affresco sulla parete laterale, anch'esso di scuola fiemmese, raffigurante San Cristoforo.
impianto gotico dell'architettura si riflette nella successione di archi ogivali che conducono al magnifico presbiterio. La volta del presbiterio è scandita dal reticolato ottagonale delle nervature e arricchito da affreschi cinquecenteschi. Il gusto barocco degli altari appare evidente nella ricchezza della sua esecuzione. La pala dell'altare maggiore raffigura Gesù Cristo con San Tommaso e fu dipinta dal Longo agli inizi del XIX secolo, mentre i due altari laterali, privati delle pale, presentano due sculture raffiguranti l'Immacolata e il Sacro Cuore. Un erker, loggiato quadrangolare, domina la facciata de I Castel, uno degli edifici più antichi della Val di Fiemme, risalente al 1500. Un portale sormontato da un pregevole affresco di scuola veneta, raffigurante una Madonna in trono con bambino, dà accesso all'edificio. Dalla parte opposta, sull'altro versante, sporge il tradizionale forno del pane con supporto in legno. La parte rustica dell'edificio è rientrante e ripartita su tre livelli, con due ordini di ballatoi sorretti da un complesso sistema di travature che si connettono agli edifici adiacenti in muratura. Una delle località più affascinanti del territorio di Daiano è certamente località Ganzaie, dal fantastico panorama. Proprio qui, dove l'aria è fresca, nel silenzio dei boschi e della montagna, sorge l'antico maso dello Spec. Il suo nome rende chiara la maggiore attività dei suoi proprietari, che con attenzione e dedizione si dedicano alla produzione di questo genuino e squisito prodotto. Tutti i prodotti che vedete esposti in questo negozietto passano tutti dalle mie mani e abbiamo voluto fare un'azienda agricola partendo proprio dalla base con l'allevamento del maiale e i suoi derivati, quindi lavoriamo prodotti allevati completamente da noi con sistema quasi di vecchio stampo. I nostri prodotti sono tutti affumicati per via del nostro clima che, non avendo l'umidità, richiede questo tipo di lavorazione e è proprio il prodotto tipico del Trentino Alto Adige. Quindi noi ci troviamo in Val di Fiemme, a Daiano, proprio su un altopiano immerso nel verde e avevamo voluto proprio fare questo tipo di prodotto in un luogo simile proprio perché il cliente si trova a suo agio e veda proprio dove vengono prodotti i prodotti proprio fatti con le nostre mani. I nostri prodotti sono lo Spec in prevalenza, salumi affumicati di maiale, misti con la selvaggina e come vedete delle bresaole, dei capocolli e abbiamo voluto aggiungere al nostro negozio dei prodotti sempre artigianali fatti nelle nostre valli come il formaggio, la birra, il miele e i vini sempre dalla Valle dell'Adige, qui noi circostante. I modi con cui questo magnifico salume può essere assaporato sono infiniti e vanno ad arricchire la cucina tradizionale del luogo. Vi presentiamo i nostri piatti che sono tipici della zona con il tagliere del maso dello Spec completo dei salumi del nostro maso, poi abbiamo i primi, i strangolapredi, i canederli al burro fuso,
abbiamo poi la zuppa d'orzo pure così, e abbiamo i secondi che sono il piatto del maso, polenta e funghi, polenta e goulash, stinco con polenta e il carré di puntine con patate, fatte alla birra di Fiemme, che è un nostro prodotto. Poi abbiamo un piatto tipico ancora sempre del maso con un carré affumicato, lucanica, canederli e crauti, la nostra polenta con due misti di farina, una grossa e una media, e poi abbiamo il nostro strudel fatto da pasta matta con uvetta, mele e uva passa, la torta di carote che sarebbe la torta del maso un po' particolare, e poi abbiamo il nostro speck con il vino e il pane casareccio. Usiamo prodotti del nostro maso, per esempio il nostro speck per fare i canederli di speck, poi usiamo le puntine dei nostri maiali, usiamo le lucaniche per fare sempre i nostri maiali, sempre prodotti del posto. I sting sono produzione nostra, il carré affumicato pure, la polenta di Storo insieme a un altro tipo di polenta del posto. Il pane è produzione nostra pure del paese, e tutto il procedimento viene fatto in questo laboratorio, che poi c'è nel negozio e poi c'è il ristorante. Lo speck, diciamo che è il salume proprio tipico dei nostri posti, infatti anche qui ad Aiano adesso abbiamo proprio il maso dello speck, che praticamente è una produzione di speck con degustazione e possibilità anche di mangiare, di assaggiare proprio lo speck assieme a tutte le altre pietanze tipiche. Il modo migliore per accompagnare questi meravigliosi piatti, rispettando la tradizione culinaria della valle, e gustando dell'ottima birra prodotta artigianalmente presso il birrificio di Fiemme. Stefano Gilmozzi ha voluto riportare la birra artigianale in questa magnifica terra, recuperando un'antica tradizione ormai quasi estinta e iniziando a produrre una birra unica, perché è fatta con i luppoli migliori e malti selezionati. La passione, la ricchezza di un'acqua e un ambiente incontaminati hanno riprodotto quell'antica alchimia che qui per secoli ha permesso di produrre una delle bevande più dissetanti, naturali, una birra unica, dal gusto pieno e ricercato. Ritorniamo tra le vette innevate, nel magnifico territorio di Varena, presso Passo Lavazze, a quasi 2000 metri di quota. Al Passo di Lavazze, che vedete adesso alle mie spalle, è una località turistica che è forse uno dei posti più belli del Trentino. Si trova tra montagne bellissime, il Catinaccio da un lato, il Corno Bianco e il Corno Nero dall'altro, quindi tra le Dolomiti, e tra montagne invece di porfido, e anche questa è una caratteristica rara. Lavazze è un altopiano dove si pratica prevalentemente lo,
sci nordico, ci sono più di 50 km di piste perfettamente innevate quest'anno, soprattutto proprio perché ci sono state numerose precipitazioni nevose. Posto sull'altipiano tra Trentino e Alto Adige, la Vazé è da sempre un punto di riferimento per chi ama lo sci di fondo, con gli oltre 80 km di piste in grado di soddisfare sia lo sciatore esperto che il principiante. Il panorama che è possibile ammirare da quassù, l'ambiente naturale nel quale si snodano le piste e il sole che splende lungo la maggior parte dei tracciati sono le caratteristiche principali del centro. Quest'anno Varena ha ospitato la cerimonia di apertura della Marcia Longa di Fiemme Fassa, nota competizione agonistica, la gara più importante dello sci nordico con più di 5.000 partecipanti. È stato un momento molto importante per la comunità e la cerimonia ha ripercorso quelle che sono, come dicevamo anche prima, le caratteristiche, gli elementi della nostra comunità. L'abbiamo voluta fare proprio così come noi siamo, quindi semplici. Abbiamo cercato di valorizzare il patrimonio storico-artistico che Varena possiede, quindi il centro storico, i ballatoi, le corti, alcune case affrescate da pittori importanti, noti come il pittore Don Longo. Abbiamo cercato di mettere in evidenza quella che è l'economia anche attuale del paese, quindi il legname, la lavorazione del legname, diciamo l'allevamento bovino, quindi la volontà è proprio stata quella di dire chi siamo senza inventare niente, perché noi vogliamo essere semplici così come è semplice la montagna. La Vazé è un luogo di divertimento in cui grandi e piccini potranno divertirsi nelle diverse attività. Presso la Malga alla Vazé sarà possibile lanciarsi in discese spericolate con gommoni nello snow park. Che presenta anche piste per bob e slittino. La Val di Fiemme è ricca di piste da sci che sono in grado di soddisfare i gusti più raffinati. Molte di queste sono facilmente raggiungibili dalla cittadina di Varena attraverso i vari impianti di risalita più a valle. Il modo migliore però per entrare a contatto con la natura, che si tinge di candida neve in inverno, è attraverso passeggiate con le ciaspole. Varena si caratterizza per le sue case montane, per le antiche residenze nobiliari impreziosite da affreschi, per i ballatoi in legno, le corti e i tanti ambienti affascinanti e inconsueti. Varena è anche la città che diede i natali a Don Antonio Longo, pittore e architetto che, come abbiamo visto, operò ampiamente nella valle e nella cittadina. La crocifissione presente nell'abside della chiesa parrocchiale, dedicata a San Pietro e Paolo, fu opera dell'artista. Mentre molte altre pale presenti nella chiesa sono di scuola fiemmese. Quest'anno abbiamo festeggiato 20 anni della nascita, appunto, la nascita del presepio. Il presepio è particolare perché
viene realizzato lungo un sentiero che percorre un pendio che si trova nella parte alta del paese di Varena. E quello che sento, insomma, dalle persone che amano ogni anno visitarlo è che è caratteristico perché viene realizzato ancora una volta cercando di utilizzare quelle che sono le nostre tipiche risorse, quindi ci sono delle casette in legno, si vedono ancora una volta gli elementi legati alle tradizioni, quindi ci sono anche i ruscelli, c'è il mulino, ci sono degli steccati realizzati con materiale nostro, e quindi la gente lo trova piacevole proprio perché è molto vero. Carano, Daiano, Varena, le tre ville della Val di Fiemme, tre piccoli borghi, tre piccoli tesori, tre piccole perle, modelli di quanto questa magnifica terra sia in grado di offrire. Arte e cultura, storia e tradizione, sport e divertimento sono gli elementi che caratterizzano le vacanze di coloro che sceglieranno la magnifica Valle di Fiemme.